Bene, siamo in onda, siamo in onda. Buonasera a tutto le monde. Un annuncio importante per tutti quelli che ci seguono. Beh, finché cominciano a vederlo ci vuole un po', perché sai, tutti quelli che seguono parte l'avviso, ma poi finché si connettono devo dire qualcosa. Ho tagliato l'erba oggi, sono contento, sono fiero di me stesso perché ce l'ho fatta. Passa nel giardino, ok. Esatto, sì, no, i resti li buttiamo dalla vicina. Che... Vieni a raccogliere. Ah, no, no, ah, passa per fare il lavoro. Bene, dopo questa piccola introduzione per aggiornare un po' di tutte le cose che facciamo qui in casa, sei su Facebook, tu le puoi raccontare. Immagina che uno non ha Facebook e esce con le foto dei figli della moglie a fare vedere la gente in giro sulle strada. Ora, questa è mia moglie, questi sono i figli, oggi ho fatto la pipì e ho tagliato l'erba. Sicuramente lo richiudono dentro. Invece. Invece con Facebook si può fare e la gente è contenta, ti clicca mi piace. Comunque, una notizia importante, adesso sì. Abbiamo aperto le iscrizioni per il trimestre di settembre. Tutti quelli che vogliono aprire una scuola biblica a casa e trasformarla, che si evolve in una chiesa, moltiplicando in tante chiese, hai la chiamata di Dio, senti la vocazione di Dio, vuoi aprire una scuola biblica o semplicemente sei uno che ama la parola di Dio e vuoi aprire le porte di casa come Pietro ha aperto le porte della barca a Gesù per predicare e come conseguenza Gesù ha contraccambiato dando la pesca miracolosa, perché quando noi apriamo le porte di casa alla parola, la parola se ne occupa dei nostri affari. Noi ci occupiamo prima del regno di Dio e tutto il resto sarà sopraggiunto, ha detto Gesù Cristo. Per quello, se tu vuoi essere formato in un corso di 3 mesi, è gratuito, non devi pagare niente. E vuoi essere formato per aprire una scuola biblica a casa tua? È ovvio, in 3 mesi non è che diventi teologo, è un incontro settimanale per 3 mesi, a volte sono due. Abbiamo degli ospiti che fanno delle conferenze. Parleremo di quello che è l'area della cura pastorale, come creare un gruppo, guarigione e liberazione e la conoscenza della Sacra Scrittura. Abbiamo tutto un team, uno staff che lavora insieme per formare le persone e se sei interessato vai su uomodipace.it, ti scarichi la brochure e poi richiedi informazioni o chiama il numero del centralino che non me lo ricordo, ma se vai su uomodipace.it lì lo trovi. Chiama il centralino e ti danno tutte le informazioni che tu vuoi per essere formato per aprire una scuola biblica a casa tua. E noi ti seguiremo per un percorso di 2 anni. 2 anni, ci prenderemo questo impegno come squadra, come ministero e completamente per amore al regno di Dio. Non è un franchising, non ti stiamo presentando né ti proponiamo di diventare uomo di pace. Noi semplicemente vogliamo essere ubbidienti alla parola di Dio e fare discepoli. E tu puoi fare e formare, ma non puoi formare o fare quello che non hai, per quello prima devi ricevere. Se sei interessato, contattaci o mandami il tuo numero in privato, ti faccio contattare dello staff. E saranno 3 mesi strepitosi. Adesso abbiamo appena finito il secondo trimestre che abbiamo fatto, strepitoso, e adesso avremo il 15, 16, 17 a Roma un ritiro spirituale con tutti gli studenti d'Italia. Sarà strepitoso. Poi metteremo le testimonianze. Sarà Guarda, la chiusura di questo ciclo che sì, è come iniziamo. chiusura di questo ciclo di 3 mesi che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno a adesso. E ci sono, abbiamo fratelli cattolici, ci sono protestanti, c'è chi ha già partito una chiesa, ci sono pastori che sono dentro, ci sono quei fratelli che sono convertiti in mezzo al nulla e non hanno dove frequentare. Beh, hai l'opportunità di essere formato. C'è una domanda? Sì, c'è una testimonianza. Allora, dice Grazia Lantini, dice testimonio, corso meraviglioso, edificante, pieno di formazioni e di persone fantastiche. Gloria a Dio, un piacere. E adesso in questi 3 giorni raccoglieremo un sacco di testimonianze di come la parola trasforma la vita delle persone, ma come anche tu puoi trasformare la vita di altre persone. Se vai a Esdra capitolo 7, questo è il nostro passo principale, Esdra capitolo 7 dice che la benefica mano di Dio era su di lui, cioè quando la benefica mano di Dio è su di te, senti, le cose filano, perché è il favore di Dio.
E aggiungi, poiché Esdra si aveva dedicato con tutto il cuore allo studio della parola, alla messa in pratica e all'insegnamento. Questa è la base che noi insegniamo in 3 mesi. Come imparare, come mettere in pratica e come insegnare anche psicologicamente. Il miglior modo di assimilare qualcosa è imparare e insegnare. Per quello non è che diventare un teologo ovviamente in 3 mesi, e per quello ti seguiremo, diamo la disponibilità per seguirti per due anni in questo percorso finché si stabilisce la scuola biblica a casa tua. È una scuola che tu formerai, non è che vieni con essa o dipende da noi, perché non è un franchising ecclesiastico o un proselitismo, è semplicemente fare discepoli senza secondi interessi, perché noi avremo una ricompensa in cielo, quello che conta, non la ricompensa che abbiamo qui sulla terra per avere un nome, ma per poter avere una grande ricompensa quando ci presenteremo davanti a Dio. Quello è quello che conta, e Dio ci ha chiamato a fare discepoli. Tu puoi essere parte di questo. Ma andiamo allo studio di oggi, le strategie di Dio. Me trovavo a Capri parlando con la pastora Cristina, e mentre stavamo parlando, a un certo punto abbiamo parlato delle strategie, e gli ho detto, devo fare uno studio, questo è troppo affascinante, le strategie di Dio. E in tutta la storia della Bibbia tu puoi vedere le strategie di Dio verso il suo popolo, a favore del suo popolo. E com'è che il diavolo ha delle strategie? Ma andiamo alla definizione di strategia. Strategia, definizione. Branca dell'arte militare che regola o coordina le varie operazioni belliche in vista dello scopo finale della guerra, sia terrestre, navale o aeronautica. In senso più ampio, l'arte o la scienza che ha per scopo l'utilizzazione del potenziale bellico di un paese nel modo più efficace e produttivo ai fini della vittoria. Cioè, le strategie, in poche parole, sono quelle azioni con quello che noi abbiamo portato di mano per riuscire a avere il massimo e conquistare nella vita. Allora, ci sono strategie. Dio è un Dio di strategie. Vi farò vedere delle strategie pazzesche che Dio ha dato al popolo di Dio per innalzarlo, e come lui prende la gloria per mezzo di queste strategie. Ma prima di tutto devi capire che le strategie di Dio, che nascono dalla sapienza di Dio, ricordate che la sapienza è la parte pratica della parola di Dio, e non la può decodificare il mondo. Terrenamente tu non ci arrivi. I piani di Dio, le strategie di Dio non sono quelle dell'uomo, e tu non ci arriverai mai. Infatti, parlando della sapienza, in 1 Corinzi capitolo 2 versetto 6 dice: tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi sponiamo una sapienza. Chi sono i maturi? Alla luce di Ebrei 5:14 sono quelli che hanno i sensi addestrati per mezzo della parola di giustizia nel discernere il bene e il male. E dice una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che è Satana e i suoi demoni, e ovviamente quei piccoli di esseri umani che sono l'strumento del diavolo per governare il mondo, i quali stanno per essere annientati. Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta. Ora ricordati che il mistero del regno di Dio sono rivelati ai discepoli. I discepoli vengono e dicono a Gesù: perché parli in paraboli, in parabola? E lui risponde: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma loro no. E dice: ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta. Telechinesi si chiama questo, telechinesi. Già, guarda, sai quando hai una sintonia con tua moglie che riesce solo con lo sguardo, riesce a trasmettere una comunicazione, vedi? I misteri, sai quando dice il mistero della Chiesa, Cristo e la Chiesa, che è il marito e la moglie, esatto. E vi dico perché. Perché lei ha questa abitudine di mangiarsi le dita, ma lo fa quando sono a registrare, e a me mi dà un fastidio tremendo. E lei è dietro che fa così, e si mangia tutte le dita. E allora io gli mando quegli sguardi che voi non riuscite a discernere da lì, ma lei percepisce, perché ormai ci conosciamo, e subito smette di mangiarsi le dita. Beh, questo spirito di unghia dobbiamo tagliarlo. Allora, tornando a noi, che dice? Ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinati a nostra gloria. Senti, la gloria appartiene a Dio, ma c'è una gloria che è per noi.
E poi dice, versetto 8, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Nota che Satana, se avesse capito la strategia di Dio per cancellare il peccato del mondo, era una strategia, lui non ci è arrivato. Satana lo ha, Dio ha portato Satana ad adempiere quello che è il piano di Dio, perché è stato Satana per mezzo degli esseri umani che ha crocifisso Cristo, ma tutto quello è una strategia affinché noi fossimo liberati dal peccato. Ma come Satana non la può capire la sapienza di Dio, lui ha crocifisso Cristo e ci ha cascato come un polo. Qualcosa ha intuito, perché più di una volta le ha detto, quando era sulla croce, se sei il figlio di Dio, ha continuato a tentarlo, scendi affinché crediamo. Notate come lui fino all'ultimo momento non riusciva a capire la profondità del progetto e la strategia di Dio, ma comunque in qualche modo ci provava. Lui utilizza la sapienza terrena, quella diabolica. C'è la sapienza di Dio e c'è la sapienza terrena, quella diabolica. Il problema è quando utilizziamo quella sapienza diabolica per cercare di edificare il regno di Dio. La buona novella, e lo vedremo in questo studio, è che alla fin fine il piano di Dio ha sempre successo. Giobbe 5,11 dice che innalza quelli che erano abbassati e pone in salvo gli afflitti in luogo elevato. Allora nota come il lavoro di Dio è innalzare, perché lui è l'Altissimo. E infatti Cristo gli è stato dato un nome al di sopra di ogni nome, sul quale ogni ginocchio deve piegarsi, riconoscere il nome di Gesù Cristo. E lui è stato innalzato, è stato seduto alla destra del Padre, perché lui si è umiliato fino alla morte e morte di croce. E poi aggiungi, versetto 12, che sventa i disegni degli astuti, sicché le loro mani non giungano a seguirli, che rende gli abili, che prende gli abili nella loro astuzia, sicché il consiglio di scaltri va in rovina. Interessante che finché le mani non giungano, finché il nemico non possa adempiere la sua strategia, il suo piano, lui sa come innalzare, lui sa come proteggere, ma noi dobbiamo imparare a essere collaboratori di Dio, perché Dio possa agire a tuo favore, perché le strategie di Dio possano attivarsi, tu devi imparare a essere collaboratore di Dio. Un esempio pratico. Come Dio rovina i piani dei nemici affinché non possano mettere le mani ai figli di Dio. Atti 23, 12. Quando fu giorno, ora questo è Paolo che è stato messo nelle mani delle autorità romane, i giudei ordinò una congiura e con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Vuol dire che loro fecero una maledizione contro se stessi, che noi non berremo niente e non mangeremo niente finché facciamo fuori Paolo. Or quelli che avevano fatto questa congiura erano più di 40, sottolinea questo, più di 40 persone, 40 persone ispirate dal diavolo che si sono radunati, che volevano far fuori Paolo, questo Paolo che ogni volta che era chiamato quello che capovolgeva il mondo, ogni volta che arrivava da qualche parte. Versetto 14. Si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero: abbiamo fatto voto, scagliando l'anatema contro noi stessi, di non mangiar nulla finché non abbiamo ucciso Paolo. Perciò voi con il Sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di condurlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il suo caso, e noi, prima che egli arrivi, siamo pronti ad ucciderlo. Versetto 6 dice: ma il figlio della sorella di Paolo, venuto a sapere dell'agguato, corse alla fortezza, entrato, riferì tutto a Paolo. Ora nota, questi avevano già organizzato, avevano fatto un giuramento, noi lo facciamo fuori, lo ammazziamo, e in qualche modo c'era questo ragazzino che si trovava, non sappiamo come mai, ma che si... È come quando Giuseppe doveva essere tradito dai fratelli ed era piano di Dio affinché venduto finisse in Egitto. E lui a un certo punto, mandato dai padri, dice: tu vai a sapere come stanno i tuoi fratelli. E lui va e in mezzo al nulla, non trovandoli, appaia un uomo in mezzo al nulla che gli dice: stai cercando i tuoi fratelli? Io li ho visti da quella parte là e quando ho passato ho sentito che stavano prendendo quella direzione. Cioè da nulla proprio appaia questo personaggio. Andate a leggerlo in Genesi
quando viene tradito Giuseppe dai suoi fratelli. E qui lo stesso, poi la figlia della sorella di Paolo, il figlio della sorella di Paolo, venuto a sapere dell'agguato, corse alla fortezza, è entrato riferito a Paolo. Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: conduci questo giovane dal tributo perché ha qualcosa da riferirgli. Egli lo prese con sé e lo condusse dal tribuno e disse: Paolo, il prigioniero, mi ha chiamato e mi ha pregato di condurti questo giovane che ha qualcosa da dirti. Versetto 19, il tribuno lo prese per mano e, appartandosi con lui, gli domandò: che cosa hai da riferirmi? Versetto 20, ed egli rispose: i giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu riconduca giù Paolo nel Sinedrio, come se volessi informarsi meglio del suo caso, ma tu non dar retta loro, perché più di 40 uomini di loro li tendono un agguato e con imprecazione contro se stessi hanno fatto un voto di non mangiarne bere finché non l'abbiamo ucciso e ora sono già pronti aspettando il tuo consenso. Il tribuno dunque congedò il giovane dopo avergli raccomandato di non parlare con nessuno di quanto le aveva svelato. Poi, chiamati a sé due centurioni, disse loro: tenete pronti fin dalla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesare. A Cesarea. E abbiate pronte delle cavalgature per farvi montare su Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore Felice. Allora nota come Dio ha sventrato tutta una strategia del diavolo su 40 persone che si erano automaledette e se mangiavano qualcosa o bevevano qualcosa prima di uccidere Paolo. E loro non hanno potuto mettergli le mani addosso, non perché è un caso di fortuna, bensì perché Dio sa come proteggere coloro che servono il suo nome, coloro che servono Dio. E ora nota come viene sventrato questa strategia. Lui è lo specialista di sventrare le strategie. E sembra un qualcosa fatto così per caso, la fortuna, ma la fortuna non esiste nel regno di Dio. C'è la benedizione. E così come Dio disfa le strategie del diavolo, è per quello quanto è importante che noi siamo sensibili alla voce di Dio riguardo alle strategie del diavolo. E mi viene in mente i Gaboniti. Quando Giosuè entra nella terra promessa e dopo che comincia, vincono con le mura di Gerico, con Hai, e vedremo delle strategie specifiche che Dio ha dato, a un certo punto i Gaboniti si travestono come se fosse un popolo che viene da lontano e loro non consultano Dio e fanno un patto con loro e si legano con loro, non potendo toccarli perché avevano fatto un patto. E infatti quando Saul uccide dei Gaboniti c'è stata una carestia nei tempi di Davide, a motivo che Saulo anni dopo aveva trasgredito questo patto fatto dal popolo di Dio con questi Gaboniti. Comunque, tornando a noi, sottolineo quanto è importante che noi ascoltiamo la voce di Dio e ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Se vogliamo anche, vedi quanto è importante essere guidato dallo Spirito Santo. Ogni giorno che tu cerchi Dio, ogni giorno che tu mediti la parola, non è mai tempo perso. Perché ci sono strategie del diavolo. E non solo per essere liberato dalle strategie del diavolo, ma anche per prendere le strategie di Dio nella tua vita. Noi siamo in un combattimento, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma comunque siamo in un combattimento. Tu non puoi, non è che dici: ah no, adesso un soldato non è che dice alt, non combatto più, vado via. E il nemico dice: ah vabbè, se non combatte più, no, siamo in un combattimento. Sono contro demoni sconfitti, ma tu devi sapere come combattere e devi conoscere le strategie di Dio per avere la vittoria nella vita, perché la vittoria è per fede. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Ma la fede viene dalla parola. Per quello quando Dio ti dà una strategia nella tua vita, produce la fede, cioè la certezza che di quelle parole dette da Cristo, tu avrai risultati. Andiamo a vedere il piano di Dio e quello dell'uomo. Genesi capitolo, o i disegni.
Genesi capitolo 6 versetto 5, già avevo fatto qualche commento su questo passo biblico, dice: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Ora, erano progetti, erano piani malvagi in ogni tempo, perché ormai il peccato era entrato nell'uomo e il diavolo poteva produrre tutti questi disegni malvagi. Ma notate come Dio già sapeva tutto questo, così come lui aveva preparato questa sapienza, come abbiamo letto in 1 Corinzi capitolo 2, dove dice che Dio aveva prima dei secoli predestinato a nostra gloria questa sapienza divina per noi. Ma così lui già sapeva che cosa sarebbe successo. Cristo è stato immolato prima della creazione del mondo, cioè l'agnello che doveva essere sacrificato già era tutto il piano prima della creazione del mondo. Ma notate, voglio sottolineare qualcosa, perché Dio già conosceva tutto. Vuol dire che nella sapienza e nell'onniscienza di Dio lui già sapeva tutto, ma non era coinvolto il cuore. Per quanto lui sa, il cuore viene coinvolto nel presente, non in quello che lui sa dal futuro. Ve lo spiego con la parola. Il cuore di chi? Di Dio. Il cuore di Dio viene coinvolto non in quello che sa lui del futuro, bensì in quello che lui vive nel presente. Genesi capitolo 6 abbiamo detto: il cuore dell'uomo concepiva soltanto disegni malvagi e il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il dolore nel cuore di Dio non lo troviamo all'inizio della creazione, quando lui crea il piano della creazione, bensì nel momento del presente. Dio sa quello che tu vivrai, Dio sa quello che tu passerai, ma Dio sa... Ma Dio non sente quello che lui sa nel futuro, bensì quando tu sei nel presente con Dio. Dio piange quando tu piangi. Dio sapeva che Lazzaro sarebbe risorto, ma quando vede a Maria e a Marta, lui piange con loro. E i giudei dicono: ma guarda come li amava. Perché era amico, allora lui non piangeva che era morto Lazzaro, perché lui sapeva che lo avrebbe portato indietro. In più sapeva che Lazzaro era la presenza di Dio, per quello se lui lo ha portato indietro, non è perché, oh mio Dio, Lazzaro è morto, è per il dolore delle sorelle che lui lo ha portato indietro, no? Perché Gesù sapeva dove era Lazzaro, che era la presenza di Dio, per quello lui lo porta indietro. Ma quando vede il dolore delle sorelle che erano vicine al suo cuore, lui pianse con loro, perché lui vive il presente. Dio è un Dio del presente, lui sa il futuro, ma lui vive con te le gioie e il dolore del presente. Io gioirò in farvi del bene. Vuol dire che ogni volta che arriva un bene da parte da Dio, Dio gioisce dall'alto, così come noi genitori quando diamo un bene ai nostri figli e loro sono tutti contenti, anche noi lo siamo, allo stesso modo Dio. Fai tesoro di questo. Fai tesoro di questo. Ora, andiamo a vedere come il piano di Dio è, c'è un progetto che l'uomo non lo può rovinare. E anche se c'è un piano dell'uomo per cercare di rovinare il piano di Dio, Dio in maniera dolce e leggera, senza obbligare e forzare l'uomo, adempie il suo piano. Genesi capitolo 11 versetto 13: si dissero l'uno all'altro, questa è la torre di Babele, facciamo dei mattoni cotti col fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece del calce. Poi dissero: venite, costruiamo una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia della terra. Questo già l'ho spiegato in tanti altri studi, ma lo volevo utilizzare come spunto per le strategie di Dio, perché Dio ha un piano. Il piano è riempire la terra. Questo si continua a ripetere, lo vediamo in Genesi quando parla con Adamo: siate li benedice, siate fruttiferi, riempite la terra. Lei lo dice a Noè, le lo ripete a noi, e lo ha detto anche a noi, le lo dice Abramo e ce l'ha detto anche a noi. Andate a predicare, andate a predicare fino all'estremità. E spesso noi non vogliamo andare, noi vogliamo radunare. Le chiese a volte diventano, le chiese che non hanno il cuore di Dio, diventano delle torri di Babele, perché vogliono radunare, non sono disposte ad andare. E come non sono disposte ad andare, come Dio li manda? Per mezzo delle divisioni, che non è la volontà di Dio. Perché Dio vuole che noi formiamo persone senza interessi per mandarle a predicare il Vangelo. Comunque, tornando a noi, dice: il Signore discese, versetto 5, per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano.
Il Signore dice, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una sola lingua. Questo è il principio del loro lavoro. Ora, nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Che tremendo, eh? Quante volte noi come figli di Dio ci abbiamo messo nel cuore di fare un qualcosa per Dio che Dio non ci ha mai chiesto? No, ripeto. Quante volte ci siamo messi nel cuore di fare un progetto, almeno io, e lo riconosco, quante volte abbiamo fatto dei progetti che ci siamo impuntati e neanche Dio ci ha potuto fermare, ma Dio non ce lo ha mai chiesto. Ora, Dio ha detto di andare, loro hanno detto no, facciamo una torre così non siamo sparsi sulla terra. Cioè andava contro la volontà di Dio. E allora cosa fa Dio? Dice, scendiamo dunque, confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore le disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Dio non buttò giù la torre di Babele, non mandò fuoco dal cielo, lui semplicemente cambiò le lingue. Eravamo a tavola con la pastora Cristina e c'è un ragazzo che lavorava nel giardino e lui era ucraino, credo. Non capivamo niente. E tutto ha cominciato da questo. Eravamo seduti a tavola e neanche la forchetta, era tutto con la mimica, no? Sai, il gioco indovina che cosa sto dicendo. Beh, ma era frustrante perché neanche passami il sale. Era così frustrante perché sono l'italiano e l'ucraino, o lo russo, non so che cosa parlano là, e sono così diversi che neanche la similitudine di parole. Allora tu puoi capire come Dio ha adempito in maniera dolce e leggera, perché tutti quelli che parlavano la stessa lingua alla fine si sono ritrovati e si sono fatti dei gruppi e che poi ciascuno ha preso la sua strada. Ha senso? E nota come Dio in maniera dolce e leggera ha portato all'adempimento del suo disegno. Ma a un certo punto, quando il diavolo ha cercato di mettere una strategia per fermare il disegno di Dio, Dio ha utilizzato un'altra strategia con la quale lui ha adempito in maniera dolce e leggera, senza dover puntare, né obbligare, né forzare, né come Dio sa fare. Per quello, alla fin fine, il piano di Dio andrà a buon fine. È importante che noi siamo collaboratori di Cristo, non sacchi di patate per Dio. L'assino, non essere come l'assino che ha bisogno di essere menato perché cammina, o il cavallo che ha bisogno di mettere il freno. Io ti insegnerò la via da seguire, ti darò le strategie di un Dio di strategie. Il tuo lavoro ha bisogno di una strategia, e se tu sei sensibile, Dio ti darà la strategia per provvedere a tutti i bisogni della tua famiglia. Ora, Proverbi 21:30 dice: non c'è saggezza, non c'è intelligenza, non consiglio che valga contro il Signore. E l'esempio l'abbiamo appena visto: facciamo una torre che arriva fino al cielo, così se arriva un secondo inondamento, noi saliamo tutti sulla terra, su quella torre e non saremo sparsi. Ma alla fin fine nessuno può fermare il piano di Dio. Andiamo a vedere in Ezechiele capitolo 38:3 le azioni divine. Qui ci troviamo nel 600 avanti Cristo. 600 avanti Cristo. Qui sta parlando a Gog, che era un regno. È molto interessante. Ho voluto prendere questo passo perché è molto interessante. Perché in questo punto c'è un profeta, Ezechiele, che parla a un re pagano e gli dice: e dico sì, dice il Signore, l'Eterno. Ecco, io sono contro di te, o Gog, principe di Rosh, di Meshech e di Tubal. Nota come ce l'aveva con questo Gog, li manda a dire, li manda il profeta che le dà un messaggio e dice: io ti farò tornare indietro, metterò un uncino nelle tue mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti vestiti splendidamente, una grande moltitudine con scudo grandi e piccoli, tutti maneggianti la spada. Così dice il Signore l'Eterno: in quel giorno accadrà che ti verranno in mente pensieri e concepirai un malvagio disegno. Ora nota che lui già sapeva chi era Gog, sapeva che gli sarebbe venuto in mente e che lui sarebbe stato un strumento contro il suo popolo. Allora qui stiamo parlando di un giudizio che cade sopra il popolo di Dio.
Ricordate quando la ira di Dio si accende, parlando di uno studio che ho fatto, quando la ira di Dio si accende, c'è un salmo che dice: la mia ira si è accesa, ho girato il mio volto sul popolo. E c'è un altro salmo che dice: risplenda la luce del tuo volto su di noi. Ora, questo fa capire che quando Dio si adira con qualcuno, lui volta il suo volto e, togliendo la luce del volto, che cosa viene fuori? Le tenebre. C'è qualcuno? C'è qualcosa? Perché ridi? No, c'è un commento. Fai paura con la tua comprensione della parola. E fai bene a temere. Non sto scherzando. No, in senso positivo, perché sì, sì. Prima... Sì, sì, no, sto scherzando. Ora, tornando a noi. No, perché vedo mia moglie che legge i commenti e ridi, e allora mi lascia lì con il... Vabbè, tornando a noi. E non voglio interrompere, scusa. Giusto, è biblico. Allora, tornando a noi. Notate che abbiamo detto che vediamo se eravate attenti, dov'ero? Grande esercito, e in quel giorno sì, bravo. Si è arrivato. vedo che state prestando attenzione. Ok, allora nota che lui gli dice che lo attirerà, e lui già conosceva questo Gog prima che venisse, e le dice: io ti metterò dei ganci, è come che io prenderò un amo e ti farò andare contro il giudizio, in giudizio contro il mio popolo. Abbiamo visto come quando Dio si adira con il popolo, lui volta il suo volto, per conseguenza il volto che illumina, togliendo la luce, viene fuori le tenebre. Chi è venuto a rubare, uccidere e distruggere è il diavolo, per quello quando Dio gira il suo volto vengono per forza fuori le tenebre. E poi aggiunge versetto 10: e così dice il Signore, in quel giorno accadrà che ti verranno in mente dei pensieri, concepirai un malvagio disegno. Ricordate perché cosa si è pentito Dio di aver fatto l'uomo? Perché non in tempo concepivano pensieri malvagi. E dice: e dirai: io salirò contro questo paese di villaggi aperti, che sta parlando del popolo Israele. Piomberò su questa gente che vive tranquilla e abita sicura, che risiede tutta in luoghi senza mura e non ha sbarre né porte. Ora, nota come lui, un grande esercito, decide di è come rubarle il palloncino a un bambino, togliere le caleche a un bambino, e gli viene questo pensiero malvagio che viene da parte del diavolo, ma anche qui c'era il piano di Dio per un giudizio, sì. C'è una domanda inerente a questo passo, sì. E dice Silvano, dice: Gog è riferito al tempo della fine, punto di domanda? No, no, non parliamo di Gog e Magog dell'Apocalisse, è un re che è esistito nei tempi di Ezechia, di Ezechiele. Comunque Dio conosce i pensieri, per quello dice: in quel tempo ti verrà un pensiero. Ho scritto il Salmo 139 che è affascinante, dice: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Signore, già la conosce appieno. Mamma mia, che bellissima conoscenza! E quanto sono d'accordo con Davide che dice: Signore, metti un lucchetto nelle mie labbra perché non pecchi contro di te. Perché a volte i nostri pensieri non sono i suoi. Per quello è importante rinnovare la mente. Se tu vuoi le strategie di Dio, devi rinnovare la mente. Perché qua questo re, lui già sapeva che gli sarebbe venuto quel pensiero malvagio, e nella consapevolezza di quel pensiero malvagio c'era il piano di Dio. E poi aggiunge, versetto, ritornando a Ezechiele, versetto a Ezechiele 38, versetto 17: così parla Dio il Signore, non sei tu quello di cui io parlai ai tempi antichi, mediante i miei servi, i profeti di Israele, i quali profetizzarono allora per gli anni che io ti avrei fatto marciare contro di loro? Nota come Dio gli parla a Gog e gli dice: senti, io già, prima che tu nascessi, io già avevo avvertito della tua presenza, e perché conoscevo il tuo cuore malvagio, e come io ti conoscevo, ho avvertito a loro, l'ho avvertito, gli ho parlato di te prima che tu venissi, ma loro non hanno voluto ascoltarmi, e allora adesso io ti prendo e ti utilizzo contro di loro. Ma in realtà non è Dio che li manda, è il peccato del popolo che ha tirato, è la conseguenza delle azioni malvagie del popolo che ha fatto sì che questo Gog fosse attirato contro il popolo. Ma Dio già li aveva preammoniti e loro non avevano ascoltato.
Ma nota come già Dio sapeva tutto e come gli parla a questo personaggio dicendole: ehi, già avevo parlato di te prima che tu nascessi. Come la prescienza di Dio. Comunque andiamo a vedere una delle strategie strepitose che più mi piace di tutta la Bibbia di Dio a favore del popolo. E questa la troviamo quando finalmente il popolo esce dall'Egitto. Scendono le 10 piaghe, muore il primogenito, e a un certo punto li lascia andare e se ne vanno con il favore del popolo e con le ricchezze. E dice a un certo punto, Esodo 14, 1 dice: il Signore parlò così a Mosè: di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pitachirot, fra Migdol e il mare di fronte a Baal Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Nota che a un certo punto loro vanno, e vanno in mezzo al deserto, perché andavano al monte Sinai, andavano a incontrarsi con Dio, andavano, erano usciti con delle feste, stavano uscendo, non era ancora aperto il mare in due, ma stavano uscendo verso la libertà. E a un certo punto, quando ormai il faraone le aveva lasciato andare, dopo la morte del primogenito, loro stanno andando in una direzione e gli dice: fermati, torna indietro. 2 milioni di persone! Ma che senso ha? Ormai sono liberi! Ma c'era una strategia da parte di Dio per onorare il popolo e vendicarlo di tutto il male che le avevano fatto gli egiziani. Versetto 3. Il faraone dirà dei figli di Israele: sì, sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurirò il cuore del faraone e egli li inseguirà. Ma io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Allora nota che gli parla Mosè e dice: senti, non mi basta che voi riconosciate che io sono Dio, i vostri nemici devono riconoscere che io sono il Signore, e ho una strategia per questo. Per quello tornate indietro. Cosa diresti tu? Ma sto diventando pazzo, mio Dio, finalmente siamo usciti e adesso dobbiamo tornare, perché tu tornerai indietro e il faraone dirà: si sono smarriti. Nota la strategia di guerra che ha il Signore per finalmente far fuori tutto l'esercito egiziano. E dice, versetto 5, quando dissero al re d'Egitto che il popolo è fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo, e quelli dissero: che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più. Ora nota come è indurito il cuore del faraone. Il cuore era un cuore cattivo, quello del faraone, ma l'ho indurito come? Con una strategia. Quando sono venuti delle persone a dirgli: guarda che il popolo ha preso un'altra direzione, questi si sono smarriti, e ad un certo punto dice: mio Dio, cosa abbiamo fatto? Chi farà tutto il lavoro pesante adesso per noi? Abbiamo lasciato andare la mano d'opera, chi saranno coloro che ci serviranno adesso? Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il popolo con sé, prese 600 carri scelti, tutti i carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Nota come Dio vuole che tu esca a testa alta. Quando tu sei guidato dal Signore, quando tu sei stato oppresso, quando tu sei stato in modo ingiusto attaccato, Dio vuole che tu esca a testa alta. E loro se ne sono andati con le ricchezze e se ne vanno a testa alta. Ci sono tante promesse dell'uscire a testa alta. Ma a un certo punto loro, con la loro testa alta, guardano indietro e nota con cosa si trovano. E dice: gli egiziani dunque li inseguirono, tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare vicino a Pitachirot, di fronte a Baal Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura e gridarono. Nota come viene fuori il cuore del popolo di Dio. E dissero a Mosè:
Mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto. Lasciaci stare che serviamo gli egiziani, perché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Mio Dio, Dio li voleva con una mente completamente nemica di Dio, perché noi eravamo nemici di Dio nei pensieri, dice la Bibbia. Non avete capito che Dio è venuto a darti libertà e abbondanza e tu stai pensando ancora a vivere schiavo perché non hai capito la grandezza e il destino di Dio. E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. E infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li vedrete mai più. E il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Già in più di un insegnamento ho parlato di questo passo, non come la strategia, che, come contesto, bensì di come a volte ci sono quelle prediche che lavorano con l'emozione. Dio farà tutto per te, stai tranquillo perché Lui è in controllo. Io mi chiedo, se Dio è in controllo, perché ci ha dato uno spirito di autocontrollo? E perché uno parte del frutto dello Spirito Santo è l'autocontrollo, se Dio è in controllo? E perché il Padre nostro dice sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, se Dio è in controllo? Allora, Dio sa come va a finire tutto, ma perché Lui possa essere in controllo della tua vita, tu devi prendere il controllo per mezzo della parola di Dio, dell'autorità che Dio ci ha dato. E ora, queste predicazioni emotive lavorano, vai tranquillo, Lui farà tutto per te, tu rimani a casa, non devi fare nulla. No, noi siamo collaboratori di Cristo. Questa predica di Mosè non era nel cuore di Dio. E infatti il Signore dice a Mosè: perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. In poche parole, cambia quella predica. C'è un altro passo dove c'è una strategia, e lo vedremo in questo studio, dove Dio combatte per il popolo. E il popolo l'unico che fa è lodare, ma non perché Dio glielo aveva detto. Solo un passo ho trovato in tutta la Bibbia dove Dio combatte al di fuori delle azioni del popolo, uno o due più o meno. Versetto 17, dice, alza il tuo, 16, alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figli di re di Israele entreranno al mare a terra asciutta. Versetto 17, quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani e anche essi entreranno dietro loro, io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri, nei suoi cavalieri. Mio Dio, ecco la strategia di Dio per veramente non solo per suonarla bene al nemico, ma per eliminarlo completamente. E questo è quello che Dio vuole fare con i tuoi nemici, eliminarli completamente. Questo è quello che farà con Satana quando arriverà il tempo. Li distruggerà completamente. Ma nel frattempo abbiamo bisogno di capire che Dio è un Dio di strategie. Quali sono le strategie che Dio ha nella tua vita? E Dio è un Dio, senti, Lui non cambia, Lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Andiamo a vedere un'altra risante, Giosuè e Gerico. Ora, ogni situazione ha una strategia. Così come nell'Antico Testamento, sì, così come nell'Antico Testamento Dio ha comandato al popolo di conquistare, di entrare e conquistare, così ci ha comandato a noi di andare a predicare il Vangelo, e ogni città ha una sua strategia. Oggi vediamo molte strategie del mondo per cercare di presentare il Vangelo. Ma Dio non vuole che noi usiamo le strategie del mondo, che nella maggior parte dei casi porta poco e nulla. Dio vuole le sue strategie e ogni città ha una strategia. Esempio, Giosuè 6:2. Il Signore dice a Giosuè: vedi, io ti do in mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. Dio ci dà la città. Ma una volta che ci dà la città, devi essere attento alla strategia di Dio. Voi dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendo il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte. E i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno e a distesa il corno squillante, e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un grido e le mura delle città crolleranno e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Ok, presta attenzione a questo. 7 giri suonando. Poi, ultimo giro, il 7° giro, dovete suonare e al suono ci sarà un grido e dopo il grido crollano le mura e tutti andremo diritti in avanti. Senti, Satana già è sconfitto.
Quante volte mi sono trovato, e anche io ci ho cascato, in questo giro della città, lodando al Signore come se fosse Gerico e pensando che perché io faccio quello che Dio le ha detto a Gedeone, io otterrò i risultati. Ora, se sei onesto con te stesso, tu che sicuramente lo hai fatto anche tu, quanti si sono convertiti dopo che lo hai fatto? Punto di domanda. Ah, noi non lo sappiamo, sai, noi abbiamo parlato al mondo spirituale. No, il mondo spirituale tu lo devi conoscere con la parola di Dio. Quante volte mi sono trovato a fare stupidaggini nel nome del Signore, che Dio non mi ha mai detto di fare, andare a ungere con l'olio, perché me l'avevano insegnato appena convertito, cose che non hanno né testa né coda, che non li trovi nella Bibbia, come se quello, ma non è che ti fermi a vedere il frutto, continui, prima o poi dobbiamo fermarci, noi dobbiamo capire che siamo unici, e dal momento che siamo unici, Dio ha delle strategie uniche. Se al posto di andare a fare balletti ci dedichiamo più a digiunare e a pregare, vedrai come Dio ci parla con le strategie. Sorvoliamo. Andiamo avanti. Seconda città, la città di Hai. Che cosa accade? Accade che loro, quando crollano le mura, entrano, ma Dio li aveva messo una prova. Le mette una prova, le dice non toccate niente. In questo caso non toccarete niente. E uno vede un lingotto d'oro in mantello babilonico e lo prende. E quando vanno contro Hai, li suonano, li prendono. E ora loro vengono e piangono. Ma perché diranno che Dio ci ha abbandonato? E dice, ma che Dio? C'è uno che è stato disubbidiente e a motivo di quello non ho potuto agire a vostro favore. Adesso portate alla luce quello lì, fatelo fuori e ripartiamo da capo. E ora lapidano quello là e chiedono a Dio la strategia. E guarda quello che accade nel capitolo 8, versetto 1. Poi il Signore dice a Giosuè, non temere e non sgomentare, prendi con te tutta la gente di guerra, alzati e sali contro Ai. Guarda, io ti do in tua mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città e il suo paese. Lo stesso che ha detto con Gerico. Allora, prima Dio ti dice, io ti do questo. Prima Dio ti dà l'obiettivo. E una volta che ti dà l'obiettivo, ti dà la strategia. Segnati questo. Dio ti può dire sì, io ti do questo lavoro, perfetto, ti do questo lavoro, ma hai la strategia di come portare avanti quel lavoro? Punto di domanda. Sì, io ti do il ministero, ma tu hai la strategia di Dio per quel ministero? Perché quando uno va a una scuola biblica, loro fanno una fabbrica di salsicce, insegnano a tutti lo stesso modo di agire, ma tu sei unico per Dio, per quello tu devi, se hai la chiamata, preparati, ma sii sicuro che tu hai la strategia di Dio per il tuo ministero. E poi dice, versetto 2, tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico e il suo re. Ne prenderete per voi soltanto il bottino, il bestiame. Tende un'imboscata dietro la città. Notate che non le dice, gira 7 volte intorno alla città. Dice, fai un'imboscata dietro. Giosuè dunque è l'unico che le dice, fai un'imboscata dietro la città. Cos'è un'imboscata? Manda della gente nascosto. Poi Giosuè ci è arrivato alla conclusione, perché lui era un uomo di guerra e capiva la strategia. Giosuè dunque, con tutta la gente di guerra, si alzò e per salire contro Ai. Egli scelse 30.000 uomini valorosi e prodi, li fece partire di notte e diede loro quest'ordine: tendete un'imboscata dietro la città, non allontanatevi troppo dalla città e siate tutti pronti. Io e tutto il popolo che è con me ci accosteremo alla città e quando essi usciranno contro di noi come la prima volta ci metteremo in fuga davanti a loro. Essi ci inseguiranno finché noi li avremo attirati lontani dalla città, perché diranno essi fuggono dinanzi a noi come la prima volta e noi fuggiremo davanti a loro. Voi allora uscirete dall'imboscata e vi impadronirete della città. Il Signore, il vostro Dio, la darà in mano vostra. Ora notate come la seconda città era una strategia diversa e come loro dovevano andare e fingere di avere paura di essere sconfitto, tirarsi indietro, gli altri li facevano venire la voglia, come molto simile a quella del faraone. Loro li inseguirono lasciando alle spalle abbandonata completamente la città ed ecco che il popolo ha conquistato Ai. Come Dio aveva promesso,
Ma abbiamo visto, e in tante città ci sono diverse strategie che Dio gli dà. Andiamo a vedere Gedeone. Tutti conosciamo la storia di Gedeone, i suoi 300 guerrieri, che hanno fatto un film, i 300. Giudici capitolo 7, versetto 9. Quella stessa notte il Signore disse a Gedeone, ecco che gli dà la strategia. Erano solo 300, lui lo porta al punto dove voleva 300. 300 perché solo 300 avevano un cuore unito. Quanto è importante avere una squadra unita quando fai qualcosa. Alzati, piomba sull'accampamento perché io l'ho messo nelle tue mani. Stessa promessa, ecco, io li metto nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo, scendi con Pura, che anche lui ha paura, tuo servo. Vabbè, comunque, versetto 11. E udrai quel che dicono, e dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento. E dunque scese con Pura, suo servo, fino all'avamposto dell'accampamento. Ora, prestate attenzione, gli dice, ok, tu scendi perché vi do la vittoria. C'è la strategia è prenderai dei vasi con del fuoco dentro. E quando suonerà la tromba, non è che devi fare sette volte. Era un esercito come la sabbia del mare, era un esercito incredibile. E Dio gli dà una strategia a un uomo coraggioso. Lo ha fatto diventare coraggioso, perché lui non era coraggioso, per quello l'ha dovuto insegnare a essere coraggioso, e Dio ti incoraggia nell'andare quando tu lo segui. E dice, guarda, tu vai, io ti do la vittoria, ma come so che sei un po' un zoto, vieni che ti incoraggio. E come faccio a incoraggiarti? Ho dato dei sogni, perché lo Spirito Santo dà dei sogni. Lo Spirito Santo è stato dato per profezie, sogni e visioni. Sogni che sono ammonimenti, ma sogni che utilizza contro il nemico che ce l'ha contro di te. E ora a un certo punto dice, Elicese, i Madianiti e gli Amalichiti e tutto il popolo dell'Oriente erano sparsi nelle valli come una moltitudine di cavalette e i loro cameli erano innumerevoli come la sabbia che è sulla riva del mare. Quando Gedeone arrivò, un uomo stava raccontando un sogno a un suo compagno che le diceva, ho fatto un sogno, c'era un pane tondo d'orso che rotolava nell'accampamento di Madian, giungeva alla tenda, la investiva in modo di farla cadere e rovesciarla da lasciarla per terra. Il suo compagno le rispose e le dice, questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele, Dio ha messo nelle sue mani Madian e tutto l'accampamento. Guarda come se la sono fatta e se la sono suonata da solo. Se l'hanno cantata e suonata da soli. Ho avuto un sogno, ti spiego io cos'è il sogno. No, non era vero, era Dio che stava lottando a favore di Gedeone, ma Gedeone doveva fare la sua parte. Ci sono cose che Dio farà al di... Senti, se lui dice no, ci credo, non devo, non ho, io credo la tua parola, non ho bisogno di essere incoraggiato, ci credo. Lui non avrebbe ascoltato il sogno, ma comunque il sogno già era stato dato. È chiaro? Ci sono cose che Dio ha fatto a favore senza che tu lo sappia. No, ripeto, quando tu sei guidato da Dio nelle strategie che Dio ti dà, ci sono cose che Dio ha fatto a favore senza che tu lo sappia. Tu devi essere ubbidiente a quello che Dio ti dice. Versetto 15. Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio. Poi tornò all'accampamento di Israele e disse, alzatevi perché il Signore ha messo nelle vostre mani l'accampamento. E poi comincia con la strategia divina. Divise i 300 uomini in tre schiere, consegnò a tutti quanti delle trombe, delle brocche vuote con delle fiaccole nelle brocche e disse a loro, guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto all'estremità dell'accampamento, come farò io, così farete voi. E quando io con tutti quelli che sono con me suonerò la tromba, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e direte per il Signore e per Gedeone. Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento al principio del cambio di mezzanotte, quando si era appena dato il cambio alle sentinela, suonarono le trombe e spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche. Con la sinistra presero le fiaccole e con la destra le trombe per suonare e si misero a gridare la spada per il Signore e per il Gedeone. Non avevano nessuna spada, avevano una fiocola e una tromba. Dice la spada per il Signore e per il Gedeone. Ognuno di loro rimase al suo posto, non fecero niente. L'unico che ne fece è preso la fioca,
prese la tromba, la spara per il Signore, per Gedeone, e non si mossero da lì. E guarda quello che fece Dio. Intorno all'accampamento, e tutti quelli dell'accampamento si misero a correre, a gridare e a fuggire, mentre quelli suonavano le 300 trombe. Il Signore fece rivolgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento. L'esercito madianita fuggì fino a Bezzità, verso Serara, fino al limite di Abel Meola, presso Tabat. E Dio ha dato una vittoria contro Madian, che tuttora ne stiamo parlando di questa strategia celeste. E ora dimmi tu se Dio non è un Dio di strategie. Se Lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre, perché pensi che Dio non ha una strategia per la tua vita? Punto di domanda. E andiamo all'ultima. Poi vedremo la seconda parte, perché ho delle strategie nella Bibbia strepitose. Andiamo a Davide. E qui siamo nel 1000 avanti Cristo. Abbiamo visto Gedeone nel 1175 avanti Cristo. Abbiamo visto Giosuè nel 1400 avanti Cristo. Abbiamo visto Mosè nel 1500 avanti Cristo. E adesso andiamo a Davide, precisamente nel 1000 avanti Cristo. Prima Samuele 23:1. Vennero a dire a Davide: ecco, i Filistei hanno attaccato Cheleia e saccheggiato le aie. E Davide consultò il Signore dicendo: devo andare a sconfiggere quei Filistei? Il Signore rispose a Davide: va, sconfigge i Filistei e salva Keila. Ma la gente di Davide gli disse: tu vedi che già qui in Giuda abbiamo paura. Che sarà da noi se andiamo a Keila contro le schiere dei Filistei? Ora nota questo: quando Dio ti dice qualcosa, non è che andrà tutto liscio. Quando Dio le dice a Mosè di andare a liberare il popolo, non è che il popolo dice: alleluia, andiamo. Per quello, quando Dio ti dà una parola, non aspettare che il popolo dica: sì, andiamo, noi crediamo in te. E ora che cosa fece? Non è che si mette a cercare di convincerli. Consulta di nuovo il Signore. Davide consultò di nuovo il Signore. Non è che ho ascoltato male, non è che me la sono inventata. Senti, metterti un po' in punto di dubbio, non dubitare di Dio, ma avere proprio la certezza che Dio è importante. E dice: il Signore gli rispose e gli disse: alzati, scendi a Keila, perché io darò i Filistei nelle tue mani. Davide dunque andò con la sua gente a Keila, combatte contro i Filistei e portò via i loro bestiami e inflisse loro una grande sconfitta. Così Davide liberò gli abitanti di Keila. Ora nota come ci vuole la certezza che quello che stai per fare è la volontà di Dio. E una volta che hai la certezza, ci vuole la strategia. In questo caso è: tu già sai come lottare, vai. Non ci richiedeva una grande strategia. Ma guarda questo. Quando Davide viene fatto re di Giuda. Seconda Samuele 2:1. Dopo questo, Davide consultò il Signore e disse: devo salire in qualcuna delle città di Giuda? Il Signore rispose: sali. Davide chiese: dove devo andare? Dove devo andare? Il Signore rispose: a Hebron. Nota come Dio è un Dio di precisione. Non è solo fare. Dove devo andare? Devo evangelizzare? Dove devo andare a evangelizzare? Devo fare qualcosa? Signore, dove? Ora, a volte non è che Dio ti parla chiaramente, a volte Lui produce il volere come il fare secondo la sua volontà, ma quanto è importante che noi sappiamo che quello che stiamo facendo è la volontà di Dio e che non lo facciamo perché lo fanno tutti. Guarda questo. Davide dunque salutò con sua moglie, Ahinoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal. Davide vi condusse pure la gente che era con lui, ciascuno con la sua famiglia, e si stabilirono nella città di Hebron. Gli uomini di Giuda vennero a unsere a Davide come re della casa di Giuda. Fu riferito a Davide che erano stati gli uomini di Yabes e di Galat a seppellire Saul. Allora nota che perché potessero raggiungerlo, lui doveva essere in quel specifico luogo. Quanto importante essere nel luogo che Dio ha preparato per te. Era in quel luogo, dopo che consultò riguardo alla direzione, che lui viene unto come re di Giuda. Successivamente viene unto come re di Israele. Ma quanto importante essere sicuro di ogni azione che noi facciamo come re. Perché noi siamo dei re, dei sacerdoti. E se noi vogliamo conquistare... E ora, il pericolo è che una volta che tu cominci a guadagnare terreno, una volta che tu prendi dimestichezza, una volta che Dio comincia ad alzare, non devi mai smettere di consultare la parola di Dio. Guarda questo.
Seconda Samuele 5:22. I filistei salirono poi di nuovo e si sparsero nelle valli del Refaim. Davide consultò il Signore, il quale disse: non salire, gira le loro spalle e giungerai su di loro di fronte a Gelsi. Quando udrai il rumore di passi tra le vette dei Gelsi, lanciati subito all'attacco, perché allora il Signore marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei filistei. Notate la strategia chiara che gli dà, come lui collaborava con la natura, come c'era una strategia con il rumore, come Dio faceva sentire dei rumori. Oggi chi sente dei rumori e che vede cose muoversi sono i figli di Dio e gli danno la gloria al diavolo. Oggi chi fa le strategie per farti credere che il diavolo è un granché, sono i demoni con la mancanza di conoscenza. Ma io ho visto il cassonetto che si è aperto, ma io ho visto, nota come sono strategie di Dio per spaventare, in realtà per spaventare i nemici, e il diavolo le copie e ti fa credere ai figli di Dio che un demone sconfitto ti può spostare un bicchiere o aprire una porta, quando noi con la fede che noi abbiamo come un granello di senape, io non solo posso spostare una porta o un bicchiere, io posso spostare le montagne nel nome di Gesù Cristo. Ora, quello che il diavolo utilizza è la capacità dell'uomo. Sono strategie per far credere ai figli di Dio che il diavolo è un granché. Il problema è che non mancano i predicatori che vanno a predicare quelle stupidaggini. Tornando a noi, non smettere di essere guidato da Dio, perché Davide a un certo punto ha smesso di confidare e ha smesso di consultare Dio. Seconda Samuele 16:23, in quel giorno un consiglio dato da Ahitofel era come una parola data da Dio a uno che lo avesse consultato. Così era di tutti i consigli di Ahitofel, tanto per Davide quanto per Absalom. Davide a un certo punto aveva smesso di consultare il Signore. Perché? Perché aveva trovato una persona che aveva dei consigli intelligenti. Ora, i consigli intelligenti sono importanti. La Bibbia dice: nella moltitudine dei consiglieri c'è la vittoria. Per quello è importante trovare persone intelligenti alle cui consigliarsi, sì, certamente. Ma ricorda che tu sei unico e tu non puoi vivere delle esperienze delle altre. Tu non puoi copiare quello che fanno le altre, perché quello che ha permesso una persona di fare un percorso non è detto che risulterà per te. Per quello ci sono tante persone frustrate, perché c'è una chiesa che ha fatto tanto e subito vogliamo attaccarci a quella chiesa che ha fatto tanto copiando quello che loro fanno, ma per noi non risulta. Perché? Perché tu sei unico, tu sei unico. Quelle sono le vie del mondo. Noi abbiamo bisogno di consultare Dio di fronte a ogni azione. Cerca il Signore e Lui ti darà le strategie di cui tu hai bisogno. Uno, l'obiettivo, il piano di Dio. Due, la strategia di Dio. Nelle prossime lezioni vedremo, questa è bellissima, Giosafat, e vedremo altri esempi strepitosi di come per mezzo delle strategie di Dio, Dio ha dato delle vittorie strepitose, e come Dio è lo stesso ieri, oggi, per sempre, e come noi come responsabili, come sacerdoti di una famiglia, come datore di lavoro, come dipendenti, abbiamo bisogno di queste strategie. Se non ci sono domande... Non ci sono domande? Perfetto, salutiamo tutti i nostri amici di Facebook e vi ricordo che per tutti quelli che vogliono iscriversi per i 3 mesi che avremo di formazione, settembre, ottobre, novembre, per aprire una scuola biblica a casa, o se vuoi fare il corso, è gratuito, per equipaggiarti, per avere conoscenza, per sapere come curare una persona, per sapere come si comincia un gruppo, per sapere l'arte della guarigione e la liberazione, e acquistare conoscenza della Sacra Scrittura, benvenuto, non c'è problema. La conoscenza è il fondamento del credente. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Vi benedico, ragazzi. Per informazione, uomodipace.it, e lì c'è il numero del centralino, potete chiamare. Lo staff è sempre disponibile. Se non rispondono, prova a chiamare verso le 4-5 del mattino, che loro sono felicissimi. Vi saluto, ciao ragazzi.